Voce delle Chiese, ritorniamo in diretta, ritorniamo in onda all'interno del nostro programma e parliamo di un anniversario che ci fa veramente molto piacere ricordare, ed è l'anniversario dei 10 anni di lavoro del programma della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, programma Migranti e Rifugiati MH Mediterranean Hope, un progetto che non ci fa molto piacere il perché è stato attivato, certo questo è vero, perché ovviamente è un lavoro, è una gestione, ecco, di sovente situazioni non facili da portare avanti e da seguire, ma fa invece quello che fa piacere invece vedere che gode di un'ampia rete, anzi ancora maggiore rispetto a 10 anni fa quando era partito, di una rete di aiuti, collaborazioni, e noi diciamo ricordiamo e celebriamo insieme a MH i suoi 10 anni di vita e attività insieme a Marta Bernardini, che è con noi in collegamento. Buongiorno Marta, bentornata, ciao. Grazie, buongiorno a voi. Sono 10 anni di lavoro, dicevo appunto lavoro che sovente viene ricordato solo in momenti diciamo più emergenziali, in alcuni momenti in cui accadono appunto eventi che vengono definiti eventi di emergenza, mentre invece il lavoro di questi 10 anni è stato costante mese dopo mese, giorno dopo giorno, al di là delle prime pagine dei quotidiani. È così, Marta? Sì, è così. La scintilla è stata sicuramente il tragico evento del 3 ottobre 2013, quando vicino a Lampedusa morirono 368 persone, quindi ci fu l'urgenza per le chiese protestanti di dare una risposta efficace, effettiva, in un luogo così significativo come quello di Lampedusa. Ma oggi che possiamo raccontare questi 10 anni, sicuramente possiamo raccontare tante altre cose che la Federazione delle Chiese ha fatto tramite il progetto Mediterranean Hope e tanti altri luoghi dove ha ritenuto importante esserci. Certo, il tema delle migrazioni, lo sappiamo, è un tema dei flussi migratori, anzi è un tema che sovente ha delle difficoltà ad essere declinato nel modo corretto, a essere raccontato nel modo corretto. È stato uno dei temi che, anche in vista appunto di queste recenti elezioni europee, le chiese, le comunità religiose hanno portato come una delle più importanti tematiche da tenere in considerazione, ma evidentemente non smuove ancora, diciamo, proprio l'animo e l'attenzione della maggior parte delle persone, perché insomma i risultati li abbiamo visti e come dicevo prima, purtroppo se ne parla sempre solo in, diciamo, declinazione emergenziale, ma non è così. Non è così, e il tema del decostruire un po' il linguaggio dell'emergenza, che porta in realtà con sé anche un linguaggio violento, è sempre stata una delle missioni del progetto delle Chiese Evangeliche. E sicuramente noi in questi 10 anni abbiamo visto anche un cambiamento nel linguaggio. Proprio dall'inizio a Lampedusa si parlava di un'isola dell'accoglienza, di eroi che avevano salvato delle vite in mare. Se ricordiamo, col tempo addirittura le organizzazioni umanitarie erano viste come salvatori, no? Di chi perdeva la vita in mare o rischiava la vita in mare. Abbiamo visto un lento declino di questo linguaggio, una criminalizzazione di chi salvava e una colpevolizzazione di chi invece fuggiva da guerre e discriminazioni, fino a usare in modo completamente propagandistico il tema delle persone rifugiate e migranti, fino ad oggi, dove vediamo un'Europa sempre più fortificata, la fortezza europea, sì, che vuole tenere le persone rifugiate fuori e proteggersi al suo interno. Quindi sicuramente in questi 10 anni abbiamo visto un po' una parabola che ha portato con sé anche un acuirsi di un linguaggio molto duro, molto muscolare, contro persone che in realtà sono in fuga da guerre e persecuzioni e che stanno cercando di esercitare un diritto, cioè quello di muoversi liberamente e scegliere dove costruire la propria vita e il proprio futuro.
Voi avete scelto di proseguire questo lavoro che appunto state facendo di una corretta comunicazione, di un corretto linguaggio, proprio attraverso un vocabolario, il vocabolario di MH, di Mediterranean Hope, che vi sta accompagnando sui social e che propone, accompagnato appunto dalle varie lettere dell'alfabeto, un concetto che per voi è importantissimo, più concetti che per voi sono importantissimi. Avete iniziato con A di accoglienza, ma ce ne sono già anche altri e sono tutti temi che fanno proprio parte del percorso di MH. Abbiamo pensato come voler raccontarci e raccontare questi 10 anni di progetto e abbiamo pensato di farlo con proprio le parole che hanno caratterizzato e fanno parte della nostra identità, perché le parole sono potenti e attraverso le parole possiamo veicolare dei significati molto profondi. Abbiamo quindi immaginato un po' di scrivere il nostro vocabolario, scegliendo frasi molto asciutte, non retoriche, e delle parole che un po' raccontano i vari progetti di Mediterranean Hope. Pensiamo alla B di Bosnia, alla D di Dambeso, che è il nostro ostello sociale, C di Casa delle Culture, di Corridoi Umanitari. Insomma, abbiamo scelto di usare queste parole per raccontare i nostri progetti, ma anche per dire qual è la nostra postura in questo momento, no? Pensiamo all'H di Hope, che caratterizza il nostro nome, quindi la speranza, il Mediterraneo, la Libia, la T di testimonianza, la V di violenza, la N di narrazione. Quindi abbiamo proprio scelto delle parole per dire in modo chiaro qual è la postura che hanno le chiese protestanti in questo momento, pensando sempre alle persone alle quali ci riferiamo, persone non numeri. Per esempio, noi lo vediamo molto a Lampedusa come viene strumentalizzato anche questo bollettino numerico di persone che arrivano o non arrivano. Per noi è importante tornare sempre alle storie, all'unicità delle storie, un'altra parola che abbiamo scelto, e abbiamo pensato di usare questo vocabolario per accompagnarci durante tutto l'anno, anche immaginando un percorso in itinere, no? E perché immaginiamo comunque di andare avanti, certo, nei prossimi anni, quindi accompagnare un po' questa celebrazione dei 10 anni, che non è solo un momento felice, ma è comunque un momento anche di presa di coscienza e di posizione di tutti i diritti che vengono continuamente violati, che sono diritti trasversali, intersezionali, vorrei dire. Sì. E guarda, capita proprio, diciamo, in linea con questi concetti di cui parlavi, la prossima giornata del rifugiato, la giornata mondiale del rifugiato, che torna verso appunto il 20-21, poi a seconda insomma delle possibilità e delle scelte, però è in queste giornate che si ricorda a livello internazionale il diritto delle persone ad avere un'accoglienza, un luogo dove poter risiedere e avere garantiti i propri diritti e ovviamente anche i propri doveri, ma soprattutto i propri diritti. Quindi proprio a Roma voi sarete presenti e sarà anche uno dei tanti modi per celebrare le attività appunto dei 10 anni di MH in vista della giornata mondiale del rifugiato. Sì, avremo un evento a Roma e anche uno Scicli proprio per la giornata mondiale del rifugiato. Abbiamo pensato di inserire questi eventi locali all'interno di queste celebrazioni dei 10 anni, e anche qui usare la parola rifugiato molte volte può sembrare anche un'etichetta indelebile sulle persone. Quindi chi è arrivato per esempio con i corridoi umanitari dopo un po' ci dice: ok, sono un rifugiato, ma non sono solo un rifugiato, sono una persona, porto con me dei sogni, dei desideri, delle aspettative. Quindi proprio l'idea di uscire da queste etichette ingombranti per rimpossessarsi di quella che è la pienezza della propria esistenza. Quindi sarà un momento, la giornata del rifugiato, per ricordare questi 10 anni, e anche in presenza delle persone che sono arrivate con i corridoi umanitari, che ci racconteranno un po' la loro esperienza di viaggio. E poi avremo a ottobre, il 24 ottobre, invece un evento nazionale sempre a Roma, che sarà un po' l'apertura dell'assise della Federazione delle Chiese Evangeliche, dedicato proprio a questi 10 anni, con tanti ospiti, tanti racconti, testimonianze e diversi linguaggi. Quindi sicuramente anche ottobre sarà un momento importante per questo decennale di Mediterranean Hope.
Quindi diversi linguaggi, diverse parole, significati anche nuovi da scoprire quando si parla di migrazioni alla base appunto di queste iniziative che ricordano i 10 anni di vita di MH, Mediterranean Hope. Grazie Marta Bernardini per essere stata con noi, grazie al lavoro che portate avanti quotidianamente, grazie alla Federazione Chiese Evangeliche che ovviamente supporta il progetto e buona continuazione. Grazie a voi e seguiteci per scoprire le prossime parole. Esatto, i prossimi pezzettini dell'alfabeto di MH. Grazie Marta, buon lavoro. Grazie, buona giornata.